Partiamo con ricostruire che settimane sono state queste, visto che non si è giocato la settimana scorsa e la settimana prima invece la squadra, non avevi parlato dopo la partita contro San Lazzaro, ma veniva da una buona prestazione contro una delle squadre più forti sicuramente del campionato. Sì, effettivamente quella partita l'abbiamo persa, ma per degli episodi, siamo stati veramente bravissimi, soprattutto nel primo tempo, anche aiutati dal loro atteggiamento che un po' ci ha sottovalutato. E a fine partita ci hanno detto che ormai non è più possibile sottovalutare dei ragazzi che hanno comunque un gioco, uno spirito e soprattutto una lunga rotazione che permette appunto di sostenere un ritmo molto alto. E poi dopo questa partita abbiamo avuto una settimana tranquilla, diciamo così, con un amichevole e molti allenamenti individualizzati. Già da giovedì sera abbiamo dato riposo perché in occasione della Coppa Italia era giusto mandare a casa i ragazzi. Sono stato molto contento che molti di loro sono venuti a Riccione a vedere le finali. Quindi questa settimana poi ci siamo ributtati sulla settimana classica. Nella colonna con il segno meno ci sono le assenze di Gian Bartolomei e Trost, in quella col segno più c'è il rientro, ci fa molto piacere, di Antonutti. Sono ovviamente valutazioni relative, quello di Antonutti è una buona notizia, sulle assenze un po' meno, perché l'essenza del campus è contare su tutti gli altri. Verissimo, cioè non possiamo negare che Trost sia un giocatore qualunque, perché è uno dei migliori di questa squadra. Gian Bartolomei anche è un giocatore che ha su tutti i ruoli, per cui diciamo che tutta la prima parte di questa stagione si è basata su questi due ragazzi. Non ci preoccupa questo, anzi io direi che è l'occasione un po' per gli altri, che erano un po' chiusi da entrambi, di farsi vedere e di fare le loro esperienze. E Antonutti siamo troppo contenti, non perché in questo momento sia nelle migliori condizioni per giocare, perché un anno di assenza è lunghissima, però lui merita tantissimo perché ha lavorato tantissimo da solo con il nostro preparatore, è un ragazzo estremamente serio e quindi siamo felicissimi del suo rientro. In ultimo, riprendo l'aspetto dell'emulazione di cui hai parlato prima rispetto alla Coppa Italia, il fatto che tanti ragazzi sono stati presenti, altri sicuramente l'hanno, tutti credo l'abbiano guardate in streaming o su Sky, e il fatto che abbiano potuto vedere ragazzi come Wierer, ragazzi come Lubinati che erano lì, che sono arrivati dal campus, dall'esperienza dell'Accademia Federale, chiaramente diventa un punto d'arrivo, ma un punto d'arrivo non lontanissimo, non impossibile, ma tangibile. Sì, direi che Strasser, direi Zanon, che hanno giocato anche minuti importanti, e per loro è giusto emulare questi ragazzi che sono andati a giocare in Serie A, che magari soffrono perché l'esperienza è molto importante e per molti allenatori è difficile farli giocare se non rendono proprio abbastanza, molto. Però è pure vero che grazie anche a questi minuti che si cresce tanto.